Ciao, benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata sul mio canale. Rubrica mensile legata ai libri. Questo mese vi parlo, o ti parlo, di questo bellissimo libricino E l'uomo incontrò il cane di Conrad Lorenz. È un libricino di poche pagine, sono circa 115-120 pagine, è piccolino. Trovi il link qua sotto per acquistarlo da Amazon, si può acquistare anche in formato Kindle o in formato cartaceo, copertina flessibile come questo qua. Secondo me questo è il libro che dovrebbe leggere ogni proprietario di cane, è la base. Conrad Lorenz è stato un etologo, ha vissuto il secolo scorso e di lui c'è un'immagine che probabilmente hai già visto. Di lui che si fa seguire da delle oche, in quanto era un animalista, viveva con tantissimi animali, non solo con i cani, aveva capito questa cosa dell'imprinting. Le oche appena nate vedevano lui, lo prendevano come riferimento e quindi lo seguivano. C'è un'immagine proprio famosa sua sul web che si trova di lui che si fa seguire appunto da una specie diversa da quella umana. In questo caso, se non ricordo male, sono proprio oche, non vorrei dire una castroneria. Poi ha scritto questo libro che parla di cani. Lui nella sua vita ne ha avuti tanti, li allevava e teneva anche i cuccioli dei suoi cani. E allora, è un libro scritto tanti anni fa. Adesso la data esatta di quando lui ha scritto questo libro stavo cercando qua, ma sinceramente non riesco a trovarla, ma parliamo di anni 70, 1970, più o meno quegli anni lì lui ha scritto questi libri, ne ha scritti altri, tipo L'anello di Re Salomone, che è anche molto famoso, era del 67. Quindi troverete su questo libro un linguaggio e delle idee che sono un po' vecchie rispetto a quelle della cinofilia odierna. Lui parla sempre di addestramento, per esempio, non parla mai di educazione, perché all'epoca non c'era ancora il concetto di educazione, c'era solo il concetto di addestramento, però parla di addestramento con un'accezione molto positiva. Non è l'accezione che si dà al giorno d'oggi di addestramento, quindi metodo classico, strattoni, colore a strozzo. Lui parla di addestramento, però in alcuni concetti del libro, adesso io non voglio chiaramente leggertelo o spoilerartelo, ma in alcuni concetti è molto molto avanti, in altri è rimasto chiaramente un po' indietro rispetto a quello che si legge e si conosce oggi. Quindi dovresti leggerlo con la consapevolezza che i tempi sono cambiati, quindi che alcune cose che dice non sono cambiate, non sono più così, e con l'altra consapevolezza, quella riferita al fatto che in alcuni punti veramente era tantissimo avanti. Era un etologo, studioso, scienziato, conosceva gli animali in un modo molto approfondito ed è un libricino che secondo me ogni amante dei cani dovrebbe avere nella sua libreria e dovrebbe leggere. È un riferimento, una base anche per chi ha studiato per diventare educatore o istruttore, diciamo che è un po' la Bibbia dalla quale partire. Quindi te lo consiglio, ti metto il link qua sotto per prenderlo da Amazon, se lo vuoi prendere da Amazon, e ti metto anche il link per accedere ai miei corsi online approfittando di uno sconto. Quindi il libro del mese di agosto 2020 è L'uomo incontrò il cane di Conrad Lorenz, te lo consiglio, un'ottima lettura, sono delle ottime informazioni, ci vediamo al prossimo video, a presto.